Siamo d'accordo, è stata una partita strepitosa, uno spot per il calcio italiano? Sì, ma secondo me sì, io sono d'accordo con Faris, perché la Roma è partita fortissimo. L'Inter è andata un po' in difficoltà, si difendeva, arrivando al dunque, credo che le parole di Faris mi trovano d'accordo, perché comunque hanno giocato due... Poi la Roma nel secondo tempo è calata fisicamente, l'Inter no, l'Inter è uscita lì, perché ha più qualità sicuramente, ma anche fisicamente... Mi ha dato l'impressione che è una squadra che comunque, sotto aspetto fisico, l'Inter, oltre alle qualità, ha tanta quantità. Certo. Perciò è riuscita a vincere e credo che per tutte le squadre, andando negli spogliatoi alla fine del primo tempo, sei sotto di 2-1. Rimontato. Contro una Roma, quella Roma di ieri che abbiamo visto nel primo tempo. Cioè, non so quante squadre fossero uscite dallo spogliatoio al secondo tempo con questa determinazione che ha avuto l'Inter. Perciò ti dico... sono d'accordo con Fare sul fatto che comunque io ieri mi sono divertito, ho visto una grande partita. D'accordo Mario, a prescindere dalla vittoria dell'Inter. Sì, assolutamente, l'analisi è corretta, poi assolutamente c'è stato qualcosa tra il primo e il secondo tempo che mi sarebbe piaciuto vivere e vedere con quella videochiamata anche di Inzaghi che tranquillizzava la situazione, la squadra. Devo dire che la partita è stata molto molto bella, la Roma l'ha giocata a viso aperto, secondo me ha provato a pressare altissimo l'Inter e ha fatto qualcosa di speciale dal momento in cui ha messo a uomo ad esempio Paredes su Çalhanoğlu, perché è stato praticamente annientato per tutto il primo tempo, non è riuscito a fare quello che di solito fa, però la forza fisica, la grande qualità tecnica dei calciatori che rendono facili qualunque tipo di giocata, perché poi onestamente si vedono fare degli stop, si vedono fare delle giocate di prima che sembrano normali, che sembrano cose che possono far tutti, ma si vedono davvero poco, a maggior ragione anche nel campionato italiano. Però Mario, scusa se mi permetto, sì. Sul discorso di Paredes hai ragione, ma credo che poi il gioco sia stato nel momento in cui Paredes e la Roma è calata fisicamente, sì, certo. Çalhanoğlu ha avuto più possibilità. E infatti è proprio perché questo. Perché in questo momento, cioè quest'anno è devastante sotto l'aspetto fisico. Lascia stare le qualità che sono indiscutibili. Sì, sì. Però sotto l'aspetto fisico parlo di Çalhanoğlu. Prima ho detto dell'Inter, secondo me è tutta l'Inter. Allora, però Çalhanoğlu è in uno stato di sì, forma. Sì, assolutamente. Voglio un attimo attaccare a Çalhanoğlu, tanto avremo modo di parlare di tutto, okay. Roma-Inter. Io voglio andare alla mia sinistra e vedere quanto rammarico, rabbia, dire... frustrazione e tristezza c'è. Nel vedere Çalhanoğlu così all'Inter. Frustrazione e tristezza. Frustrazione e tristezza? No, sì, beh, onesto. So. Sì, voglio no. dire... Ah, no, scherzavi sulla parola? No, chiedevo, sì, frustrazione. Non lo so, no, ragazzi, è indubbiamente uno dei migliori centrocampisti. Ditemi voi, Simone Inzaghi, a renderlo anche tale, c'è da dire, perché l'ha messo in un ruolo diverso al posto di Brozovic, approfittando, facendo di necessità virtù nel momento in cui Brozovic... Si è infortunato, gli ha inventato un ruolo coniandola perfettamente. Quindi è stato anche, diciamo, fortunato. Lui è stato fortunato e recettivo. Nella sfortuna è riuscito a... Quanto alla partita di ieri sera... No, aspetta, voglio prima su Çalhanoğlu, voglio sentire la vostra. Sì, su Çalhanoğlu senz'altro questo, sì. Secondo me. È stato recettivo e fortunato anche a trovarsi un ruolo su misura, diciamo, ecco, davanti alla difesa. Quindi cioè, al Milan non hai nulla da imputare, diciamo, in tutta questa faccenda. Al Milan non da imputare il fatto che l'ha perso in questo senso. Come che Mirabelli l'altro giorno ha detto è assurdo perderlo per 500.000 euro. No, perché le storie sono due e Mirabelli non la conosce. La prima storia è che a Çalhanoğlu è stato offerto il raddoppio dello stipendio. Prendeva 2 milioni e mezzo, gliene sono stati offerti 5. E se n'è andato senza mai dare neanche la risposta a Paolo Maldini rispetto a questa offerta, che era ritoccata con i bonus, quindi arrivava a 5,5, tecnicamente è andato via per 500.000 euro in più, che è un percorso che ha fatto anche prima in Turchia e poi in Germania, e quindi dal punto di vista professionale, umano, credo proprio che frustrazioni e rimpianti non ce ne siano. Okay. Nel Milan a buon livello ha giocato i sei mesi con Ibrahimovic, al Milan non ricordano un calcio d'angolo che sia finito in area, poi all'Inter ha avuto una trasformazione perfetta, ma non penso che siano le figure che vanno rimpiante. Ben per lui, buon per lui, il Milan appena lo ha venduto ha vinto uno scudetto. Quindi, sì, non si poteva immaginare che il giocatore arrivasse a questi sì, livelli. Sì, posso dire che per carità un giocatore molto buono, eccetera, c'è anche un incensamento, francamente. Si sta esagerando? Ma non lo so, per carità di Dio, magari vincerà il pallone d'oro, però
Comunque, niente toglie al fatto che stia giocando molto bene, che sia molto importante, che sia in un ruolo che era il suo, che anche Gattuso aveva individuato, ma Gattuso aveva la croce di Suso, che occupava quella mattonella rettangolare sulla fascia destra, doveva mettercene un altro a sinistra e non ce l'aveva, e ha messo il Turco. Metteva Çalhanoğlu. Antonio, c'è invece, a proposito di frustrazione, a prescindere dalla classifica, vedere quest'Inter che non molla un colpo, cioè ieri, diciamo un po' i competitor dell'Inter, chi non ti fa Inter, si era a un certo punto fatto un po' la bocca l'idea, no, che potesse perdere terreno a Roma, invece è arrivata l'ennesima vittoria. Ci sarebbe frustrazione se la Juventus pensasse di essere molto più avanti rispetto a quello che è, non in classifica, come stato di maturazione, a mio avviso. La lezione arriva anche, seppur perdendo solo per 1-0, con un atteggiamento diverso da quello della Roma di ieri, ma poi il risultato cambia poco, cioè i tre punti li ha portati a casa la squadra migliore, a cui vanno riconosciuti tutti i meriti di una stagione in cui sta provando a dimostrare, e ci sta riuscendo, almeno fino adesso, poi magari verrà distratta dagli infortuni, dalla Champions, tutto quello che volete, ma quando inserisce la marcia, l'abbiamo visto anche ieri nel secondo tempo, va in automatico, quindi questo va riconosciuto e mi fa piacere riconoscerlo, perché questo è lo spot per il calcio, non la partita, a mio avviso, Roma-Inter, perché una partita che finisce 2-1 al primo tempo e 0-3 nel secondo vuol dire che c'è qualcosa che è andato in cortocircuito, al di là dei valori, delle differenze, di tutti i tentativi che ha fatto pur bene, discretamente bene, la Roma. E quindi rammarico, no, dico che la Juventus può avere ancora il dovere, diritto-dovere di crederci. Io dico che quando la Juventus era nelle condizioni dell'Inter in altri campionati, ero quasi convinto che potesse portare a casa il trofeo più importante, e crederci chi è dietro ben fa e deve farlo. Però dico, oggi, a parità di partite giocate, l'Inter è avanti 7 punti, e la dice lunga. Dopo 3 vittorie consecutive con la Roma, intanto sto vedendo la Fiorentina a un passo dal 5-1 con Mandragora, 82esimo minuto al Franchi. Dicevo, dopo 3 vittorie consecutive per la Roma è arrivato lo stop con l'Inter. Ascoltiamo l'allenatore allora dei giallorossi, che parla appunto di questa sconfitta. Daniele De Rossi. Se parli dei gol, sicuramente c'è stata una rotazione che è stata praticamente perfetta per tutto il primo tempo, e l'abbiamo un po' sbagliata sul gol, quello di Thuram, che poi mi hanno detto che l'ha preso Angelino, probabilmente, ci siamo trovati con Paolo Dybala che seguiva l'uomo fino all'area, ed è proprio quello che noi non vogliamo, però è il secondo, insomma, calcio di punizione battuto velocemente, hanno trovato l'uomo tra le linee e poi sono andati esterni per il cross. Sicuramente c'è da migliorare anche sulla gestione delle fasce, insomma, delle corsie laterali, però secondo me sono un po' figlie queste situazioni, non tanto di una sofferenza dal punto di vista delle fasce, ma di una sofferenza che in quei 10-15 minuti ci ha preso un po' tutto quanto il campo, e loro trovano sbocco sulle fasce perché giocano bene quelle giocate lì, ruotano bene, si inseriscono, ma non credo sia un discorso di fasce quanto un discorso di piccolo calo nella prima parte del secondo tempo, che col Verona e con altre squadre salernitana ti puoi permettere forse, con l'Inter no. 3 vittorie con Verona, Salernitana e Cagliari per De Rossi. I murignani sostenevano che queste partite le avrebbe vinte anche il portoghese, in verità l'andata fece 4 punti e non 9. Adesso lo stop con l'Inter, come valutiamo il tragitto di De Rossi finora? Molto corto, però l'idea che ci sta dando qual è, già? Ma Paolo, sinceramente, sai, noi non possiamo sapere se ci fosse ancora Mourinho sulla panchina, quanti punti poteva fare, non si sa. Sappiamo quello che ha fatto De Rossi. A me la cosa che ha impressionato della Roma è come hanno reagito i giocatori nel momento in cui lui è entrato negli spogliatoi. Cioè, si vede proprio delle immagini quando li vedi che si allenano. Ti faccio un esempio su tutti. Cioè, Pellegrini, nel momento in cui la gestione c'era in mano Mourinho, sembra sia nelle immagini, parlo, io le vedo immagini da quando fa l'allenamento, dalla televisione, però sembrava che era mezzo, che non era pronto per giocare. Cioè, nel giro di pochi giorni, Pellegrini ieri, finché ha avuto fiato e ha avuto forza, è stato devastante. Assolutamente. Cioè, è stato un Pellegrini che io mi ricordavo grande giocatore. Perciò io credo che
diciamo queste tre partite più ieri è la quarta, giusta? La quarta ieri era la quarta di Rossi, tre esatto. Vittorie in campo, secondo me i risultati sono venuti, non è facile vincere neanche col Cagliari, non è facile vincere con nessuno in Serie A secondo me, e do ragione e sono d'accordo su quello che dice Rossi, però a me ha dato l'impressione che questa squadra c'ha un'anima, questa squadra ha gioco. Poi io continuo a ribadire quello che ho detto prima, che secondo me la Roma ha anche dei buoni giocatori, perché se vai a vedere la rosa, secondo me non è all'altezza dell'Inter, ma ha una buona rosa, ma nel momento in cui è calata fisicamente dall'altra parte ha trovato una squadra devastante, certo. Sia sotto l'aspetto tecnico che fisico. Perciò... 5-1, scusami Giacomino, 5-1 sì. Fiorentina, credo abbia segnato Baracco, o meglio, ho visto lui inquadrato. Sì, Baracco, sì. Zola, la parata di Turati e Baracco, diciamo, sotto misura di testa, mette alle spalle... Del... Infatti Zola non risulta da un colpo al Barak palo. Manco l'ha voluta, gliel'hanno tirata in testa, sì, rocambolesco direi questo gol. 5-1 Fiorentina. Per finire, secondo me è stato positivo, perché la squadra si vede che ha avuto una reazione pazzesca, sì. Cosa che dal mio punto di vista prima vedevo una squadra un po' spenta, tolto Mancini, parlo di 2-3, però con 2-3 tu non fai niente, se non hai il gruppo coeso non riesci a raggiungere nessun obiettivo. Perciò Rossi è riuscito a raggiungere un obiettivo importante dal mio punto di vista. Mario, vedi differenze? Si dice che la Roma gioca di più a calcio, più spensierata, anche i capannelli attorno all'arbitro. Bravo. Queste continue reazioni dalla panchina, questa isteria collettiva non c'è più. Beh, il cambiamento c'è e si vede, anche partendo dal modulo, perché proprio ho sentito Mancini insomma fare un po' il punto della situazione, visto che la Roma è passata da 3 a 4 dietro o da 5 a 4 a seconda di come la si vuol pensare, però in effetti la squadra è più serena, forse prova a fare un calcio diverso. Io sono sempre e sarò sempre fan di Mourinho per ovvi motivi, però ammetto che la serenità e la testa in una squadra significano il 51% il più delle volte, e quindi la Roma la vedo un po' più rilassata. Forse non è in grado in questo momento di fare 95 minuti di pressing coprendo gli spazi e soprattutto affidandosi a calciatori come Dybala, che magari quel tipo di gioco non lo riescono a fare e non lo possono fare. Per il resto mi è sembrata una partita bellissima, a viso aperto, anche sul 3-2 per l'Inter. Non bisogna dimenticare che Lukaku ha avuto due palloni per portare la Roma sul 3-3 e per fortuna, un po' perché è veramente scarso come calciatore. Un po' anche perché, dopo ne parliamo, so che non devi è un po' anche perché onestamente abbiamo un portiere in stato di grazia, perché Sommer fa sempre la cosa giusta nel momento giusto e quindi... Insomma, la Roma ha giocato a viso aperto, poi è ovvio che il gol del 4-2 è diventato ancora più pesante dal momento in cui c'è stata quella ripartenza che è ovvia, dal momento in cui provi a pareggiare la partita e ti ritrovi un po' riverso verso il centrocampo avversario. Però complimenti davvero a De Rossi. Fa un po' strano sentire un allenatore che dice sono contento, la squadra ha dato tutto dopo che ha perso 4-2, perché queste cose, ad esempio, spesso non vengono perdonate. No, allora, c'è una bella energia. Dopo vi faccio ascoltare, tra l'altro, una dichiarazione molto interessante riguardante il gol di Acerbi, no? Perché ieri è stato dato questo gol ad Acerbi, il VAR, e chiaramente un po' il tifo milanista è insorto, dice ma questo fuorigioco geografico a volte lo si fischia, a volte no, si è tornati indietro al gol... di che sì, proprio oggi c'è Milan-Napoli, proprio oggi c'è Milan-Napoli, esatto, Milan-Napoli, c'è Milan-Napoli. Successe quello che successe, un tipo di fuorigioco molto meno dopo eclatante lo di quello di... Eccoci qua, Fiorentina-Frosinone, 5-1, 92esimo di gioco, ancora un minuto al termine, è davvero capitolato male il Frosinone di Eusebio Di Francesco, è riuscito a farsi ammonire invece in Zola, che non partecipa alla festa a livello di gol, però in compenso si fa ammonire in pochi minuti giocati. Davvero una stagione orripilante per l'attaccante della Fiorentina. Gol di Acerbi, quello dell'1-0 che ha destato tante polemiche, no? Perché Thuram era un passo di lui Patrizio, si è detto che insomma con la posizione avesse dato fastidio al portiere portoghese, in posizione fuori gioco, è stato rivisto al VAR, l'ha rivisto l'arbitro e ha propeso per lasciare il gol all'Inter. Prima di sentire la vostra, perché su questo gol ci sono state tante polemiche, sentite cosa dice De Rossi a riguardo. Onestamente ho parlato un po' con Guida, gli ho detto che secondo me negli ultimi tempi ne ho visti di fuorigiochi fischiati di questa maniera, ma
per me, per l'immagine che ho visto, non è mai fuori gioco. Poi la vorrei rivedere, ho visto un'immagine velocemente lì, insomma, sulle pad. L'unico piccolo fastidio, piccola polemica, era perché ne ho visti di fischiare tanti di questo tipo di fuorigioco, ma per me, insomma, la direzione che dobbiamo prendere nel calcio è quella che un gol così vada convalidato. Insomma, noi dobbiamo, secondo me gli arbitri italiani stanno arbitrando bene un regolamento non scritto benissimo, soprattutto in funzione del VAR. La posizione che ho visto nel video, 3 secondi, perché poi insomma alla fine del primo tempo avevo altro a cui pensare, non mi è sembrata molto, molto influente. Se tu mi dici che l'ha toccato, ti ripeto, nel calcio che sogno io, questo è gol. Nel calcio che stiamo giocando adesso, appunto, se tu mi dici che l'ha toccato, ne ho visti fischiare tanti di questi fuorigiochi, però ti ripeto, nel calcio che dobbiamo andare a inseguire non possiamo fischiare fuori gioco perché uno sfiora e sta magari dietro. Allora, a prescindere che fosse fuori gioco o meno, secondo me già sentire un allenatore che non si lamenta tanto di cappello. Intanto è finita Fiorentina-Frosinone 5-1, Belotti, Conè, Martinez, Quarta, Nico Gonzalez e Barak per la Fiorentina, Mazzitelli per il Frosinone. Riguardiamo la classifica e vediamo come il Frosinone, che molti davano per già salvo qualche settimana fa, in virtù anche del fatto che giocava e gioca un calcio arioso, se vogliamo divertente, si trovi solo a 5 punti dal Verona, che tra poco scenderà in campo contro il Monza a Monza. La Fiorentina invece si porta a 37 punti, a 2 punti dall'Atalanta al quarto posto, Atalanta alla quale però mancano 2 partite, quella di oggi con il Genoa e quella di San Siro con l'Inter, il recupero. Sulle parole di De Rossi, ragazzi, cosa dite, Luca? Il discorso filosofico è perfetto, perché è proprio il nocciolo della questione, cioè noi non riusciamo e non possiamo più discutere serenamente su questi episodi, perché le discriminanti sono continue, perché le interpretazioni sono individuali, perché non c'è un metro comune, quindi non si capisce, non abbiamo un elemento per dire si influisce, non influisce, cioè è stato talmente stravolto e, come ha detto lui molto bene, scritto male, che quali sono gli elementi per cui quel gol è da annullare o è da convalidare? Nessuno. È vero, come dici tu e come ha detto De Rossi, ci sono il fuorigioco geografico è stato fischiato una volta nella storia del campionato italiano. Ricordiamo. Per chi non lo dice lui, ma tra l'altro di 2 giocatori sdraiati per terra e con Giroud che non si poteva alzare perché il difensore era davanti e lo teneva giù. Ed era assolutamente avulso dall'azione. Ce n'è stato un altro in un derby di Coppa Italia con Bennacer, che era completamente dall'altra parte della porta, ma non c'è più la possibilità di discutere, perché una volta il fuorigioco era semplicemente orizzontale, perpendicolare al guardalinee. Quindi contava la posizione e ovviamente il guardalinee non poteva stabilire se fosse o non fosse, anche se era a un metro dal guardalinee e quello tirava là, ce n'era uno in fuorigioco, punto. Adesso no, adesso tutti i rigori, le mani, cose, quindi c'è un caos assoluto che non si riesce a dirimere finché il regolamento, soprattutto in tema di fuorigioco, non tornerà a essere scritto molto bene. Bravo Guida, bravo il VAR, bravo Acerbi, bravo questo, bravo quell'altro. L'ha toccata o non l'ha toccata diventa ininfluente, che tanto poi uno decide per scindere. No? Tra l'altro tra poco parleremo anche di un episodio che ha visto protagonista Acerbi e che sta facendo molto discutere a Roma, sponda giallorossa in particolar modo. Antonio, sulle parole di De Rossi, sull'episodio di Acerbi, secondo te era da annullare il gol, era regolare, o come dice Luca anche De Rossi il regolamento è talmente contraddittorio che poi ognuno sceglie un po' di testa propria? Assolutamente sì, anzi poi aggiungo una criticità a dire il vero. Nelle pagelle che ho letto stamattina, da spettatore disinteressato ovviamente, però fa onore, come avete detto anche voi, il giudizio tecnico di uno che il calcio ha giocato, di uno che vorrebbe delle regole più chiare anche per non nascondersi dietro un dito. Poi vedremo se sarà in grado De Rossi, dalla posizione, dalla panchina, al secondo, terzo, criticità magari in campo. Però sull'argomento non strumentalizza, quindi prende un 10 lode dal mio punto di vista. Non prende un 10 lode invece un arbitro semplicemente perché rimane sulla sua posizione. Ho letto diverse pagelle, non ho visto attentamente la partita, dico che per chi ama questo sport quello dovrebbe essere gol, perché ci sono quelle situazioni che possono creare imbarazzo ma sono abbastanza chiare da capire, e quindi la volontà dovrebbe andare verso un cambiamento della regola, una semplificazione della regola. Per chi deve decidere
nel caldo, infuocato stadio e soprattutto anche chi è alla Moviola. Perché dico questo? A me viene da pensare, perché viene chiamato in questo caso al VAR? Perché è bravo l'arbitro in molti giudizi dati? Perché resta sulla sua posizione. Certo. Cioè, mi sembra contraddittorio il ragionamento. Poi non so se è da annullare o meno per le regole che ci sono, perché non ci sto capendo più niente. Ero pronto a, certo, a recepire quelli che avrebbero detto qui in studio, da altre parti, stamattina leggendo i giornali, e però è qui e là, è già capitato. Certo che non possiamo fare troppi passi indietro sui gol che ci sono stati 3 o 4 stagioni fa, simili sul posizionamento o meno, perché quella regola lì, secondo me, non la conoscono né gli arbitri quando devono andare a controllare, né i VAR quando i varisti quando chiamano a rivedere l'azione. Tu dici, ripeto, guida l'ha pensata in un modo, al VAR in un altro, sai, quindi vuol dire chiamata, che una regola la non c'è. Chiamata del VAR, Paolino, sottintende nell'immaginario di tutti già il fatto che ci sia qualcosa che un non errore. Va, no? Allora, quando poi l'arbitro mantiene invece la sua decisione, diventa un eroe. Questo è banalmente quello. Invece anche loro se sbaglia, visto... Luca, anche se no. sbaglia. Cioè, io non so se ha sbagliato, sì, però, ieri però sono... questo è il concetto. Sì, è questo il concetto. Non si può dire che ieri però abbia sbagliato, perché non, come detto, come è, tutto, è tutto molto soggettivo. Prego, prego Antonio, concludi. L'alta soggettività, perché ripeto, che un arbitro venga dichiarato bravo perché non ha cambiato idea, ci sono state volte in cui ha cambiato idea in questo campionato e ha fatto peggio. Allora ripeto, se abbiamo due pagati no, regolarmente, perché non devono comandare allo stesso punto? Ma qui cerco di mettere ulteriore confusione al regolamento, probabilmente. Cioè, se ne ho due bravi, perché io devo tornare a vedere un'azione se il collega, bravo almeno quanto me, se è lì perché merita di essere lì, in campo o fuori, perché ha un dubbio diverso dal tuo? Perché la regola non è chiara, quindi ha ragione De Rossi. Allora, secondo me un motivo c'è ed è lampante, del tipo che quelli del VAR, l'arbitro non l'ha visto, quelli del VAR ha visto il fuorigioco, perciò gli hanno detto, vieni a vederlo. L'arbitro va a vederlo e poi, secondo me, Antonio ha valutato l'arbitro. Poi sono d'accordo con te quando dici in altre occasioni davano fuori gioco, no? Però l'arbitro ha valutato, è rimasto dalla sua idea perché ha detto che nel suo pensiero Turan non ha danneggiato il portiere, hai capito? Allora, almeno non è da annullare, ripeto. No, ma io non sto dicendo... Anto, io parto dal presupposto che è fuori gioco. Però volevo dirti che secondo me l'arbitro è rimasto della sua idea perché dal VAR lui non ha visto il fuorigioco di Thuram. Quelli del VAR sì, perciò ha detto, oh, vieni a vederlo. Lui è andato a vederlo, ma nel momento in cui... No, scusami, finisco, Anto. Nel momento in cui ha visto la situazione, ha ritenuto che non era influente sul gol. Allora, certo, dopo lì sono d'accordo con te, devono decidere una volta per tutte che tutti devono prendere la stessa decisione. Se è fuori gioco, è fuori gioco. Influente o non influente diventa difficile. Però aggiungo solo questo: il portiere della Roma, gli hanno fatto un primo piano immediatamente, si è arrabbiato con i suoi compagni. Perché prima De Rossi qualcuno gli ha fatto la domanda e ha detto, ma l'ha spostato, l'ha toccato. No, ma non si sono lamentati. Tra Turam e il portiere, c'era un giocatore della Roma. Perché Turam scappa dalla parte opposta. Mi viene solo in mente che per questo ragionamento, e ripeto, cerco semplicemente di spiegarlo con altre diapositive, se il VAR fosse stato l'arbitro, questo gol sarebbe stato annullato. Io ti do ragione, Antonio, perché secondo me... E questo è il problema. Guarda, la cosa... Non so se sei d'accordo, Antonio, la cosa più giusta l'ha detta De Rossi. Io sono d'accordo su quello che ha detto De Rossi. Perciò tu non puoi, altrimenti stiamo qua, andiamo indietro fino a quando è iniziato il VAR e possiamo discutere 3.000 episodi. Chiusa la parentesi grafica. Esatto, o prendono una decisione tutti uguali o altrimenti diventa un problema. Mario? Ma concordo con tutto quello che è stato detto, se posso aggiungere un elemento, io sono assolutamente fan di una nuova trasmissione che si chiama Open VAR, nella quale si possono riascoltare tutti i contenuti di quello che viene detto tra arbitro e appunto. E secondo me proprio qualche settimana fa c'è stato un caso che ha fatto giurisdizione in questo momento, perché è stato annullato un gol, se non sbaglio, in Fiorentina Udinese, per un fuorigioco che non esisteva da parte di una persona che non ricordo quale fosse il calciatore, però
però che ostruiva, a quanto detto, la visuale del portiere. Assolutamente non vero, e infatti secondo me anche in questo caso avranno rivisto delle immagini, avranno analizzato quella azione, e secondo me questa rientra un po' anche in quella tipologia di accaduto. Cioè c'è un attaccante che ovviamente è in fuorigioco perché lo vediamo tutti, ma che sta sulla parte destra della porta guardando il portiere, e che non tocca minimamente né il portiere né il difensore. Il dialogo tra VAR e arbitro lo puoi riascoltare, come è stato fatto in Spagna nel recente molto discusso Real Madrid-Almeria, perché non c'è la cultura del sospetto. In Spagna è acclarato che favoriscono Real Madrid e Barcellona, non hanno bisogno di pensare a complotti, però a parte gli scherzi lo puoi far ascoltare, anche perché in Spagna, come a Roma, non esistono le televisioni private o le televisioni che fanno vedere i gol e basta, il talk show è tutto radiofonico. Secondo me è sbagliata il concetto di trasmettere l'audio, perché l'arbitro fa più chilometri dei calciatori, quindi quando durante la partita non ha più di tanto ossigeno al cervello, è lucidissimo, deve essere lucido e concentrato sulle decisioni. Quando vai a parlare su una decisione con 70.000 che aspettano, le squadre che ti mettono pressione, ti può uscire qualsiasi cosa. La parolaccia, non dico la bestemmia, un'espressione che non va bene. Quindi perché dobbiamo ascoltare? Cioè, se ci fosse un regolamento... Io quando parliamo di queste cose faccio sempre riferimento ai campionati stranieri. Vedi, le partite, c'è stata la settimana scorsa Arsenal-Liverpool, le partite importanti, meno. Questo manca in Bundesliga e in Premier, in Spagna. In Spagna il caso dell'anno è stato quello di Almeria, perché parlavamo di tre gol, non certo, di uno solo. Di tre gol, uno più discutibile dell'altro, allora è diventato un caso. Ma normalmente non hanno il tipo di... Noi stiamo qua da tre quarti d'ora a parlare di un gol di Acerbi, cosa che all'estero non esiste. Perché in quel caso lì, per esempio, se fosse successo in Inghilterra e in Germania, il VAR non avrebbe mai richiamato l'arbitro, mai. Perché lo richiamano solo perché noi lo chiamiamo protocolli, loro lo chiamano regolamento. La regola è che l'arbitro... Sì, è vero, però la discrezionalità è quello che mi fa pensare che un gol come quello poteva essere anche annullato. Certo. Cioè, allora... Troppo la discrezionalità. Giusto discuterlo. E secondo me ha usato il buon senso l'arbitro guida, che per me rimane uno dei migliori arbitri insieme con Orsato e Maresca, e forse anche Doveri. Ha usato il buon senso nel ritornare, nell'accettare il ripensamento, il subiudice che gli aveva messo, la supervisione che gli aveva richiesto il VAR, e quindi è andato a rivedere un momentino la situazione. Si è reso conto che effettivamente sulla destra poteva essere ostruito, la palla era finita sulla sinistra, esattamente dove non c'era nessuno e dove poteva intervenire appena appena sfiorato il portiere della Roma, Rui Patrizio. Non è questo il problema, non è nell'esempio precedente, è l'esempio dell'utilizzazione del buon senso e la mancanza di un protocollo chiaro che deve essere per forza ratificato, perché abbiamo vissuto, non mi riferisco a quella partita che dici tu, mi riferisco a una partita all'Unipol Arena di Cagliari, fra Cagliari e Empoli, in cui il portiere dell'Empoli in uscita alta fu sfiorato leggermente, sfiorato proprio come ieri, su un cross di Viola che finì all'incrocio nel set. Gol che fu Maresca arbitro. Maresca andò a controllare e si rese conto effettivamente che era da annullare. Ogni caso è diverso da sé. Posso dire, per me non era mai da annullare quello, però vedi come è tutto soggettivo. No, oggi secondo me... Però se annulli quello, annulli anche quello di Turan. Era da convalidare. Se lo lasci regolare, lasci regolare oggi quello di Turan. Oggi era da convalidare. Posso però dire, questo, io ci metto dentro anche il rigore con la Fiorentina. Due opinioni diverse nel caso analoghi. Sommer prende il pallone di pugno e l'arbitro... Ha ragione De Rossi, ma questo gol è da convalidare tutta la vita. No, io però ti dico, io ho sempre sostenuto il fatto che l'arbitro debba andare a vedere. Perché comunque, fa un esempio sul discorso di ieri, l'episodio di ieri, l'arbitro dava gol, dava in mezzo al campo, iniziava la partita, quanto stavamo a parlare che era fuori gioco? Così, abbiamo visto che era fuori gioco, però stai discutendo in un altro modo, perché lui è andato a vederlo, è rimasto della sua idea, poi ha valutato lui, beh, abbiamo già detto tutto, no? La pensiamo bene o male, però te pensa se non fosse andato a vedere. Cosa succedeva oggi? Vabbè, sicuramente oggi, domani, se ne parlava domani. Di più di quanto cioè, se ne stia parlando bene. Adesso. Ha fatto bene andare a vedere. Certo.
Ci dobbiamo fermare 2 minuti, volevi aggiungere una cosa al volo, Mario? No, stavo dicendo che anche in occasione, non voglio tornare troppo indietro, però Inter-Fiorentina, l'arbitro è andato a rivedere un pugno di Sommer che ha dato prima al pallone e poi ovviamente non poteva spostarsi, ha colpito il calciatore della Fiorentina e ha dato rigore. Anche in quel caso la discrezionalità è da accettare, non è che sì, puoi dire... ci può stare sia lui che non ha valutato dia, la simultaneità lì del pugno. No, è arrivato prima Sommer, è evidente davvero, sì, da un sacco di immagini che prende prima il pallone e poi ovviamente colpisce anche il calciatore, però va accettato e mi piace l'idea che non ci sia più questo grande insomma furore intorno a queste occasioni, perché forse stiamo diventando un po' più inglesi anche noi. Mario, ma se non fosse andato al VAR, secondo te non c'era furore oggi? Può essere, perché oggi qualunque cosa viene vista... No, ma leva può essere, leva può essere. Sì, sì, ma infatti io preferisco un calcio così, e anzi faccio i complimenti a tutti qua per come si stanno approcciando e anche agli allenatori che stanno finalmente per una volta dando i meriti a chi li ha senza attaccarsi a dei pretesti che alle volte sono davvero inutili. Per cui, allora, davvero. Dobbiamo fermarci, ma ripartiamo da un altro episodio, se vogliamo, di Moviola, perché... I tifosi della Roma stanno chiedendo a gran voce la prova TV per Acerbi, reo di aver fatto un dito medio al pubblico sugli spalti dopo il suo gol. Ben ritrovati, allora vi raccontiamo di questo episodio sfuggito a molti, chiaramente non ai tifosi della Roma che erano in tribuna ieri. Dopo il gol di Acerbi, dopo il gol di Acerbi appunto, il giocatore dell'Inter si è girato verso... la tribuna giallorossa e ha fatto un plateale dito medio. Ci sono tante foto sul web, noi per i diritti d'immagine preferiamo non farvele vedere, però fatto, potete certo, trovarle questo tranquillamente, cosa che è sfuggita all'arbitro, al direttore di gara guida, che non si è accorto dell'episodio. Adesso si sta reclamando a gran voce la prova TV. In quel caso potrebbe arrivare una multa o addirittura una squalifica per Acerbi. Paolo, poi voglio andare da Antonio. È un fatto certo questo, perché io non l'ho visto. No, è un fatto certo. C'è proprio la foto di Acerbi che sì, fa. Sì, è da prova TV, se è così è da prova TV. Antonio? È da prova TV e l'ammenda quantomeno ci deve essere. Prova TV e multa, dici tu. Antonio? Dico che è da prova TV sicuramente, perché stiamo cercando di smantellare il sistema, quello balordo che regna attorno al calcio, quindi da chi fa il mezzo bu, da chi alza il dito fuori dal campo, in campo. Quindi è giusto impiegare lo stesso modello per il tifoso piuttosto che per un giocatore. Onestamente non penso che nella bolgia di uno stadio sia facilmente individuabile, cioè da parte di un arbitro, per quello che è stato detto prima, rendersi conto di tutto quello che succede mentre segni sul tuo taccuino, mentre pensi che sia tutto sotto controllo, a volte ti puoi far sfuggire determinate cose. Quindi lì ci vedo i rapporti del passato tra un laziale e la curva della Roma, e diciamo che se sono tanto attenti in altri stadi, in altre curve, bisogna stare attenti anche in altri stadi e in campo quando capitano queste cose. Squalifica, quello che è, decide poi il regolamento, che onestamente sotto questo aspetto non conosco più bene, perché lo continuano a cambiare in maniera da non fare... È il protocollo il problema in Italia. Diceva prima Luca, c'è un regolamento e c'è il protocollo. Ecco, poi noi ci aggiungiamo l'interpretazione e capite che la frittata è fatta. Allora, sicuramente Acerbi è stato subissato di fischi e insulti anche per il suo, anche e soprattutto per il suo passato da difensore della Lazio. Ma tu, Giacomo, che calciatore sei stato, che sui campi sei stato, e qualche insulto l'avrei ricevuto pure tu, immagino, in qualche partita. Non c'erano le telecamere allora. Leva qualche. Giustifichi il giocatore che reagisce e fa il medio? No, cioè è giustificabile o il giocatore dovrebbe sempre essere al di sopra delle parti e farsi però scivolare tutto? Purtroppo è successo ieri, ma credo che succederà, perché comunque sei umano, perciò io adesso non so, ti devo dire la verità, io non ho visto neanche l'immagine. Ok. Però ti dico, se ha fatto questo... Verrà, non so se c'è la multa, Paola. Io anch'io come Antonio non ho idea qual è il regolamento, se c'è la squalifica, se c'è la multa. Io so che comunque l'arbitro è impossibile, ma ci sono in campo, ci sono tantissimi commissari di campo. Certo. Che l'immagine la sto rivedendo sul cellulare, è proprio sì, è palese. Oltretutto, Paolo, sono tra la panchina, no? Ce ne sono più di uno. Ci sono nel sottopasso, ci sono fuori dagli spogliatoi, ci sono tra le due panchine,
Adesso io non so se l'ha visto qualcuno o meno, però è chiaro che qualcosa arriverà. Però se tu mi dici lo giustifichi... No, no, esatto, io voglio sapere, voi a livello umano e regolamentare, cosa pensate del fatto che un calciatore reagisca o non debba reagire, l'esempio, mica l'esempio, allora, esseri dipende, umani... Secondo me dipende dal momento, perché io ti dico la verità, io sono stato in uno stadio dove, per farla veloce, dovevo andare, poi non mi hanno mandato, ma non era colpa mia, c'era 40.000 persone, dall'inizio alla fine mi hanno detto di tutto, giustamente, perché... Sui giornali c'era scritto che dovevo andare lì e sembrava che ero io che ho rifiutato il trasferimento. La squadra. Perciò io cosa dovevo fare? Cioè, lì sono riuscito a stare tranquillo e non reagire. Ieri Acerbi ha avuto un momento così e ha reagito in questo di modo. Debolezza. Io non lo giustifico, però succede, succede, è successo a tanti, è successo a lui ieri. Da giocatore fatto... Luca Poimari... Ha fatto Carlo Ancelotti, addirittura Carlo Ancelotti e i suoi tifosi, perché diranno del maiale, eccetera. Che succede? C'è un regolamento, sarà punito secondo il regolamento, punto. È evidente che... Però se dovessi scriverlo tu il regolamento, se dovessi scriverlo tu il regolamento, sì, metteresti una sanzione per il giocatore che lo fa? Tu sei un professionista. Quello voglio capire. Sei lautamente pagato proprio perché circolano molti soldi che portano quei 40, 50, 70 mila che purtroppo possono fare tutto quello che gli viene lasciato fare in Italia. E quello è un altro altrove problema. No, Serie di però devi sopportarlo, punto. Non puoi avere questo tipo di uscite, per carità, non è che abbia fatto niente di che, lo fai tu in macchina tutti i giorni a qualcuno che... Io in particolare. Però c'è una regola, insomma, non si risponde, perché oltretutto questo esaspera ancora di più i tifosi che stanno fuori. E quindi non si fa, punto. Basta, ma senza stare a farla lunga, ci sarà un regolamento. Certo, prenderà... fare la morale, no, poi oltretutto è strano perché nei guardaline, nel quarto uomo, nel VAR, però se probabilmente non viene informato l'arbitro, perché se no l'arbitro viene protocollato, questo sì, e mandato al giudice sportivo come prova televisiva. Certo. Però non si fa, insomma. Mario, giustifichi davvero... o no il tuo Acerbi? Allora, premetto che le immagini le ho appena viste perché dalla televisione... No, e sono palesi, no? Sì, sì, assolutamente sì. Devo dire che è complicato giudicare una figura come quella di Acerbi, soprattutto come uomo oltre che come sportivo, perché è vero che ha fatto questo gesto ed è brutto, secondo me anche lui lo sa vedendolo, però è anche vero che uno che ha passato quello che ha passato lui, magari sentirsi insultare in malo modo e magari da qualcuno che lo ha toccato profondamente su qualcosa che giustamente lui ha dovuto superare, perché di questo si tratta, ha fatto davvero un percorso unico per un atleta, perché quello che gli è successo a livello di salute è davvero qualcosa di sì, vabbè, ma non augurabile a nessuno. Scusami, no. Abbi pazienza, però non c'entra niente con quello. No, c'entra, così. Perché noi non sappiamo che cosa gli è stato detto. E siccome io ho visto... in uno stadio qualunque. Allora, non c'entra nulla, allora, per quanto mi riguarda, sicuramente lui riguardandosi capirà che ha fatto un gesto sbagliato. Sicuramente ci sono dei regolamenti e andranno applicati, no, come giusto, Mario, che sia. Perdona, posso dire detto una questo, cosa? Mario, probabilmente se tu tocchi, perché... no, se no non passa magari quello che voglio dire. Cioè, essendoci un regolamento, verrà applicato, lui sicuramente sa di aver sbagliato, però ci sono persone che a un certo punto hanno passato talmente tanto che di sopportarsi qualcuno che lo insulta gratuitamente non c'hanno intenzione. No, ma quello hai ragione, e allora, però qual ti è posso la, dire una cosa? A pagare, lo pagherà. Vedi, posso dirti una cosa? Problema... Tu all'inizio dell'anno, nel momento in cui inizia il campionato, o vai a firmare un contratto con la società, certo, c'è questo regolamento, certo, che non c'entra niente sulle sanzioni che verranno date o non verranno date. Certo. C'è il regolamento che tu non puoi fare niente che possa creare delle problematiche sugli spalti. Alimentare. Allora, tu lo firmi, lo firmi e poi non è che non succede mai, perché è successo prima, è successo ieri, succederà ancora. Ma infatti è giusto che paghi se però c'è una sanzione. Adesso non lo so, però a prescindere, Mario, di tutto quello che è successo alla persona,
a lui. No, ma cioè, quello è importante, perché sì, tu arrivi a un certo punto che il prezzo da pagare lo stabilisci tu. Cioè non è che uno, dopo che ha passato qualunque cosa, si fa insultare così magari dai, da ma 30.000 non persone. Non fare questa magari retorica qua. È una retorica che non qualcosa. Che è non c'entra niente. È sbagliato, ma non c'entra sì. niente. Non ma non c'entra è vero, non è vero, niente. Perché il prezzo da pagare lo stabiliamo noi. Ma non è io vero. Io anche se ho firmato. Ci sono, lo stabiliamo noi qui, ma ci sono delle regole. Le regole vanno rispettate. Assolutamente, punto. Infatti, le regole non rispettate perché corrispondono se no uno a una sanzione. È libero di fare quello che gli pare. Ma è giusto, cosa pagherà significa? La sanzione. Se tu prendi la macchina e c'è il limite a 130 e vai a 150, onestamente, se ti va bene Mario, che non fai un incidente. Sì, non puoi giustificarlo no, perché devi andare esatto, in ospedale e hai fretta. No, io sto dicendo un'altra cosa, non ho giustificato. Ma perché deve passare qualcosa che non ho detto? Quello a cui viene Zingaro. No, ma, se no fai passare un messaggio. Ma sbagliato. Non sto facendo passare nessun messaggio, no, non scusami, mettetemi in bocca cose che non ho detto. Cioè, scusami Mario, è il stata tuo difficile, allora no, non ho detto un'altra cosa, Mario, ma forse tuo quando parlo a Milano, a Torino arriva un'altra frase. Non lo so. Difficile. Ed è nato magari in Africa, quello lo possiamo. Ma non ho detto questo. Ma, no, allora, ma allora, Mario, io parlo allora, italiano. Allora, Mario dice: Mario dice è giusta la squalifica per Acerbi. Ho detto ma subito. Per Acerbi però il gioco vale la candela. Quindi ci dice la squalifica, ma anche il gusto di fare il medio. Ma sto dicendo che sono combattuto perché il fatto è sbagliato. No, rivedendo le immagini non sono belle. Mario, allora, scusa. Mario, ma è sbagliato punto e basta. Ma sto dicendo un altro aspetto. Mario. Sto dicendo. Perché un va professionista bene, come magari impeccabile, come ma non c'entra, succede a cioè, tutti, appunto, succedere. È che qua sono forse a Torino però, sono tutti dei no, santi. Ma Mario, scusa, perché l'ultima scusa, volta ho detto mi dispiace Mario, e sono scusa, stata posso scusami, dire una posso cosa? Rispondere Paolo, io, ragazzi, arriviamo, Paolo, tanto ragazzi, andiamo avanti no, fino alle 5, mi è venuto in mente un episodio. Prego. Allora, arriviamo. Una partita, noi siamo in ritiro, noi giocavamo ancora. E viene a mancare, senza far nomi, viene a mancare il papà di un giocatore che è lì con noi, chiaramente. Ok. E l'allenatore gli chiede il giorno dopo se voleva giocare o preferiva no. Lui ha detto di sì. Dato che la notizia è girata, il giorno dopo è iniziata la partita, lui ha giocato, per tutta la partita la squadra avversaria ha inveito contro di lui per il padre. Cioè lui, la squadra lo sapeva, la squadra avversaria? Sì, è uscito sui giornali. Ah, ok. È uscito sul era giornale. Una notizia di qualche giorno prima? No, è mancato proprio il sabato. Ok, noi giocavamo la domenica? La domenica sui giornali, chiaramente, le televisioni, hanno detto che era venuto a mancare il papà. E la squadra avversaria sul sì, padre? Sì. Il giorno dopo? Ti giuro, no, ma ti giuro, è successo. No, ci credo. No, non faccio non nomi. Non c'è un limite a niente. Non faccio nomi perché non mi sembra giusto. Ma no. Però ti dico, un mio ex compagno di squadra. Sì. E lui non so è riuscito a rimanere sì, lucido tutta ragazzi, la partita tanto il cappello no va per però io capisco cosa vuol dire non lo condivido perché ma comunque no, ma non certo, lo puoi fare io ti ma dico ma io sto dicendo ma che è successo paghi, anche guarda Mario queste cose qua del dito no se andiamo a vedere trasmissioni di non del calcio di altre sì, cose vabbè, ma ragazzi, succede da tutte le parti. Non è giustificabile, ci sarà una, ma certo, una, sanzione, una sanzione che verrà pagata. Ma è giusto, Paolo, infatti sono d'accordo, non ho detto qualcosa di diverso, perché sennò come al solito si passa per quello che sta giustificando. No, sto semplicemente sì, aggiungendo, Mario, una, sto aggiungendo ripetendo una variabile per la quale un professionista serio come Acerbi magari ha perso la testa, ha sbagliato, pagherà. Ma come stavo dando Mario, scusami, seri, il problema è solo Paolo, uno. Paolo, stiamo parlando. Cioè, il problema di fondo è che Acerbi, chi abbia sbagliato, non c'è dubbio, tutti siamo d'accordo su questo, anche tu. Il problema di fondo è che Acerbi, per tutto il suo vissuto, per come ha superato il suo vissuto, il lutto di quello che gli è accaduto, la disgrazia, la disavventura, lo ha fatto sempre in modo impeccabile. Certo. E soprattutto ha superato perfettamente questo sul piano psicologico, sul piano attitudinale e comportamentale. Questo è vero. Ecco perché mi meraviglia a maggior ragione che adesso, a distanza di 7-8 anni da quando gli è accaduto questo, è memore del fatto che la Roma e la sua avversaria antagonista, perché giocava nella Lazio e per altri motivi, perché era in campo ieri, avrebbe dovuto avere un equilibrio maggiore, proprio forte di questo equilibrio. Ma non puoi, Paolo, in quel momento, non puoi sapere come sei tu di testa. Ripeto, io non lo voglio, non lo giustifico, perché ho appena detto che secondo me ci sarà qualcosa, lo penalizza, non so, una multa, una squalifica. Però in quel momento, cioè, Paolo... Non ma lo giustifichi, lo sai ma lo capisci. Ma sì, ma l'ha fatto, ragazzi, l'ha fatto della gente, l'abbiamo visto in televisione. Ma una sanzione, ma io infatti ho gente parlato che tu di dici, multa, è sempre certo stata... che c'è di peggio nella no, vita. No, allora...
tu non puoi però dire ma da uno come lui non me l'aspettavo, perché la gente no. Tu non sai in quel momento com'è il ragazzo. Ok, io Paolo? Non me l'aspettavo da uno come non lui. Non c'entra niente che per 8 anni lui si è comportato bene. No. Ieri era così. Conosceva l'ambiente, la situazione in cui stava, ed è tutto questo faceva somma a una certa valutazione sua di equilibrio, di tranquillità, questo è. C'è da dire che comunque l'arbitro, se l'avesse visto, la sanzione sarebbe stata l'ammonizione, sicuramente. Paolo, e tu lo sai perché sei sempre a vedere le partite, sei sempre in giro per l'Italia, in tutti gli stadi. A bordo campo, dentro nel campo, proprio nel campo, ci sono minimo 10-15 che sono dei commissari di campo, più il quarto uomo. Lui era dall'altra parte del campo, solo i guardalini, non dalla parte non delle sono. Telecamere. Sì, ma poi ma dalla può parte... anche succedere che non lo vedono, come fa? Per carità, gli ha fatto una foto qualcuno. Sono 22 giocatori previsione. In campo, uno può anche passare in osservato. Ma infatti non si era visto, non ha fatto menzione nessuno, è uscito proprio oggi. A me l'ha ricordato Luca poc'anzi, quindi... Ma non ce l'ha 50, ce l'ho in immagine, ma... Ripeto, è un gesto circoscritto, uno scatto. Da ammonizione, nessuno sta invocando la galera. Così pazzesca perché si fa gli incroci di tutte le automobili, come tu sai bene. Dimostra di essere umano, cioè capita agli umani, sia che abbiano avuto pagine brutte della loro vita o meno, perché poi là in mezzo sei nella bolgia di una partita di calcio, quindi... Ma infatti secondo me sarà dispiaciuto anche lui, cioè dopo aver rivisto le immagini. Assolutamente sì. Ma magari anche no, Ancelotti a domanda dopo la partita gli fu, ma dopo che siccome tutti la pensavano come lui, non ce lo aspettavano da Ancelotti, che lo rifareste, lui ha risposto sì. Ma infatti ha dispiaciuto Acerbi, perché sono 6 mesi che mi danno del maiale, il maiale non può allenare, eccetera, adesso anche basta. Certo. Poi secondo me dipende anche dal momento, Paolo. Certo. Perché ci sono magari per 10 anni, io sono tranquillo e sereno, mi becchi 10 anni e un secondo, non sono più sereno. Ma siamo uomini alla fine, dai. Cioè, ci mancherebbe, sei in campo, l'adrenalina, per carità. I falli che subiscono danno... fanno il fallo di reazione, cioè finisce lì, è circoscritto ad una situazione brutta. Chissà quante ne ha sentite Mkhitaryan ieri, e non è che devo andare a indagare qual è stato il precedente, la vita privata di Mkhitaryan. Diciamocelo chiaramente. Allora, refertiamo questo episodio, al rientro, andiamo su Lukaku, che è riuscito, ce ne voleva, a fare peggio dell'andata. L'andata non vide una palla, fischiato... No, pioveva. Perché pioveva, credo... A un certo punto si è ribaltato da solo. Ma Dybala può dire che pioveva? Dybala può dirlo come attenuante. Dybala l'ho visto in condizioni migliori. Ma Lukaku è davvero imbarazzante. Ripartiamo da lui. Ben ritrovati. Bologna 2, Lecce 0. Arriva un altro gol dal Dallara ed è ancora della squadra di Thiago Motta. Molto bravo Orsolini dalla sua zolla, dalla fascia destra, a trovare spazio, a tirare col suo piede debole. Il destro appunto e mettere alle spalle di un Falcone, ancora una volta, non proprio è un momento particolare, perché Falcone sta facendo quello che sta facendo Maignan. Falcone è un ottimo portiere, è vero. Sta incassando dei gol sempre. Male con la Fiorentina, male oggi, e male Cristovic, ce l'abbiamo detto prima, perché l'1-1 lo poteva realizzare, ha sbagliato l'ennesimo gol, dopo averne sbagliato uno clamoroso anche la partita con la Fiorentina, che poi però il Lecce è riuscito a portare a casa. 0-0 tra Monza e Verona. Dicevo, guardiamo al volo il calendario dell'Inter, poi invece andiamo a parlare un po' di Milan. Calendario che vedeva l'Inter giocare contro la Roma, partita molto complicata per i nerazzurri, che hanno portato a casa. Dovremmo averlo, anche se c'è Roma-Inter, non fa niente. No, perfetto, aggiornato, fantastico, bravi ragazzi. Inter-Salernitana la prossima, venerdì sera. Poi c'è la Champions League, poi si va al Dallara, recupero con l'Atalanta, la partita con il Genoa. Io direi, Mario, che Inter-Salernitana è un bel bonus da giocarsi bene con il panino di coda. Occhio. Del nuovo allenatore dovrebbe essere Liverani. E poi in Champions League a sto punto te la devi giocare bene. Ma sinceramente l'Inter quest'anno ha perso più punti con le squadre cosiddette piccole che con nei big match. Per cui sono sicuro che l'Inter debba scendere in campo con la Salernitana con la convinzione che servono i 3 punti. Cioè, guarda adesso ti faccio vedere la classifica. Sì. Cioè, Beh, un ottimista come te non la voglio questa parata di natiche. Cioè, guarda, no. Inter 60, Salernitana 13. Un interista come te mi dice... No, ma non c'entra, però ti dico la verità. Se devo analizzare in maniera equilibrata il campionato dell'Inter, l'andamento, abbiamo perso punti con il Bologna,
che è forte. È la squadra che hai sempre fatto goleate con la Salernitana in casa. Sassuolo. Sì, è vero, ma infatti io mi auguro che sia così, anzi mi prenoto perché sarò a San Siro a guardare la partita come tutte le settimane e quindi spero di vedere il mio solito spettacolo. Detto questo, in realtà quando mi dicono preferisci incontrare una squadra diciamo di bassa classifica o una big, a me piace sempre di più perché confronto tu dici con la Champions alle porte, la partita sembra facilissima, magari abbassi un po' la tensione. No, ma Paolo, adesso noi giustamente abbiamo levato della grafica Juve-Roma. Sì. Però io ero qua, abbiamo fatto una volta un sondaggio su il percorso che aveva l'Inter, la Juve, comunque tutti giustamente guardando la grafica abbiamo detto però parte con la Juventus, poi la Roma, la Salernitana, mi ricordo che diceva qualcuno può recuperare lì, poi dopo invece c'è l'Atletico, poi comunque va a Lecce, ha un calendario, cioè Inter e Juve ha fatto 6 punti. Perciò adesso l'errore più grosso è mollare mentalmente. Certo. Io credo che, a prescindere, l'ha detto De Rossi prima, ma lo dicono tutti gli allenatori, e ha ragione, non c'è una partita facile. Se noi andiamo a valutare sulla carta, ci sono quelle facili, quelle un po' meno facili, quelle difficili. Certo. Il problema è che dipende come si presenta l'Inter. Certo. Perché comunque dipende dalla forma fisica dei propri giocatori. Perché tu puoi giocare con la stessa formazione che ha giocato con la Roma, che ha vinto, magari in quella partita fisicamente quei 2 o 3 che fanno la differenza ultimamente non stanno bene e tu vai in difficoltà. Perciò ti dico, secondo me sulla carta possiamo discutere, ah beh, chiaro, però dopo sul campo secondo me non è semplice perché poi chiaramente Inzaghi credo che avrà la possibilità o lo farà, questo non lo so, fa il turnover perché comunque poi ma io lo spero ha per una lui partita, no, perché una partita Inter Real Sociedad ha lasciato Lautaro in panchina ed è arrivato secondo nel girone perché privilegiava la seconda stella perché Inzaghi ha paura di non prendersi questa seconda stella. Ma poi guarda, ha giocato con le stessa squadra tutte e due le partite, con la Juve e con la Roma. Esatto. Fra le tante cose che fanno sì che l'Inter vada in fuga, che ci sia un divario netto con le altre, c'è intanto la mancanza di infortuni, quindi puoi giocare sempre con gli stessi 11. Perché già se non ne avessi 2 o 3 ci sarebbero dei problemi, perché secondo me nella panchina ci sono dei punti deboli. Però questo è un dato di fatto. Poi c'è l'organizzazione, poi c'è la crescita di altri giocatori, l'integrazione di altri, la scoperta di Darmian, di Mkhitaryan, di Acerbi, che erano giocatori che sembravano, sono stati scarti di altri club che non ci puntavano più una lira. Però c'è un fuoco che è diverso dalle altre. Probabilmente, quasi sicuramente, generato nella finale di Champions, perché l'Inter ha una cattiveria, una determinazione diversa da tutte le altre, oltre a tutti i requisiti di cui abbiamo già parlato. E quindi è complicato pensare che a un certo punto ci sia uno stacco perché torna la Champions. La Champions ti assorbe delle energie psichiche, emotive, magari anche di condizione, anche di infortuni. Però il cammino in Italia, francamente, in questo momento è segnato da un divario che è ampio su tanti fattori. Certo. È difficile prevedere, noi parliamo dello scudetto di anni fa, di 2 anni fa, non lo ha perso per il recupero di Bologna, lo perse perché in 7 partite fece 7 punti. Quindi era stato un periodo di onda lunga molto. Questa squadra non dà onestamente la sensazione di poter avere un calo di concentrazione o di motivazione, di autostima così ampio. Puoi anche sbagliare 2 o 3 partite, ma come abbiamo continuato a dire l'anno scorso col Napoli, però poi alla fine se ricominci a fare la serie che facevi prima sei comunque sempre davanti. Certo. Quindi onestamente il calendario lascia un po' il tempo, sì, che prova, poi hai una Salernitana che francamente ha lo sbando, le altre sì, hai l'Atalanta, non è che puoi essere, però rispetto a quello che oggi è il vantaggio dell'Inter in termini di punti e il divario che si è visto anche domenica scorsa francamente con la più diretta inseguitrice che sembrava un tiro al piccione, non vedo onestamente con tutta l'obiettività la possibilità di uno fascio, di un tracollo, no. L'Inter, Paolo, può provare a vincere la Champions League? Sì. Anche un sorteggio dovesse essere di favore. Cioè, quali sono, scusa, i super squadroni in Champions? Spesso e volentieri negli anni abbiamo detto no, non si può vincere perché c'è il City, c'è il Real. Ma quest'anno al mi pare che finale, ce ne sia di meno, in 2 partite penso che Manchester City, Bayern di Monaco e Real Madrid abbiano qualcosa in più in 2 partite. In una finale, Bayern
Parliamo. Bayern di Monaco ieri ha preso tre fischi dal Leverkusen, sì, so. Di Alonso. Parliamo. È sempre una squadra di ampio respiro europeo, quindi io l'Inter può cercare di vincere la Champions, però credo sia concentrata esclusivamente sul campionato, soprattutto sul campionato. Quell'esempio che facevi tu con Real Sociedad è emblematico di questo. Io vedo nella squadra molta convinzione, oltre a quanto diceva Luca, giustamente, c'è da dire che oltre una cattiveria e una determinazione tiene in pugno la partita. Io mi aspettavo una crisi in febbraio perché Simone Inzaghi in tutta la sua parabola di allenatore ha sempre avuto crisi in questo periodo. E in febbraio sta al top, ha vinto tre partite fondamentali con Fiorentina, Juventus e ieri a Roma in recupero peraltro. Dove si è fatta ribaltare, ha ribaltato a sua volta di forza, dimostrando una sicurezza incredibile, specialmente nei secondi tempi, 3-0 parziale del secondo tempo è anche importante. Vedo una squadra molto sicura in autostima, vedo una squadra molto forte, credo che stia meritatamente stravincendo questo campionato. Onore alla Juventus che lo ha mantenuto un po' in corsa, però credo che non possa reggere il ritmo dopo aver visto poi dal vivo anche peraltro Juventus, Inter-Juventus domenica. Mi sono reso conto che effettivamente c'è un gap di differenza tra le due squadre. Però manca ancora tante partite. Allora, se andiamo a vedere sulla carta, dall'inizio abbiamo detto comunque. Beh, non sapevamo. Però deve essere un suicidio. Sì, per non vincere lo scudetto, deve essere un suicidio o no? Può succedere di tutto, mancano tante partite. No, è chiaro, però se l'Inter. Andiamo avanti con la nostra macchina del tempo, andiamo a fine campionato. L'Inter non ha vinto lo scudetto. Inzaghi. Cosa diciamo di Inzaghi? Ma io ho più paura del fatto che se lo vince se ne va. Vabbè, ma quello è un altro conto. Quello è un altro conto. Andrà a Real Madrid, vabbè. Ma no, io voglio capire, se adesso andiamo avanti con la macchina del tempo, Carlo, l'Inter non ha vinto lo scudetto. Confermato Ancelotti a Real Madrid. Sì. Ma ragazzi, però, ascoltatemi. L'Inter non vince lo scudetto. Cosa diciamo di Inzaghi? Se ha vinto la Champions, lo tiene. Ok, se non ha vinto la Champions... se non ha vinto la Champions, cosa probabile, giusto? E non ha vinto lo scudetto, cosa diciamo di Inzaghi? È impossibile, okay, non può perdere tutto. Tu dici perché parlare di... Ma tra l'altro mi piacerebbe fare una provocazione. È impossibile che non vinca almeno una delle due. Qualcosa lo vince, dai. Certo. Ma cosa ha già vinto? Anzi, però, scusa per la domanda. Però mi ha detto Mario sottobanco che qualcosa ha già vinto. Sì. Giusto, Mario? Ma io sono strafelice. Intanto lo metti lì. Ma io sono strafelice di tutto quello che sta facendo Inzaghi, perché poco alla volta sta facendo ricredere tutti. Eravamo in pochissimi all'inizio di difenderlo. Sto parlando seriamente, Mario, certo. Perché dicono, ma questa conta, non conta. No, conta tutto. Quelle che conta non conta, falle vincere a me. Bravo. No, ma io andiamo d'accordo. Però una provocazione la vorrei fare. Parla ad Antonio. Dopo aver visto guarda Antonio il calendario... Antonio, senti un attimo qua. No, vabbè, non è qualcosa di, insomma, di così importante. Però l'Inter non potrà vincere tutte le partite, è ovvio. E allora, secondo voi, di tutte queste partite che abbiamo visto in sequenza, dove sarà? Dove il momento inciampa. In cui perderà punti. Vabbè, mettiamo i soldi allora. Chiediamolo ad Antonio, ma detto questo, cioè, ti può anche capitare di perderne uno. Cioè, nel senso, appunto, ma dove secondo te? Non lo so. Tanto hai visto il calendario dove l'Inter può perdere. Pensavamo magari con la Juve, pensavamo magari con la Roma, pensavamo magari con la Fiorentina. Finora non è perso. Intanto mi viene il primo dubbio perché Inter-Atalanta non si sia ancora giocata. Non so se è stata data risposta a Gasperini. Così, no? Tirando i dadi, dei ragionamenti. E si è aspettato così tante settimane, mi sembra che vuoti nel calendario ce ne fossero. Un conto è affrontare l'Atalanta, che sanno di temere più di altre squadre dopo 4-5 turni, un conto è giocare subito di ritorno da Riyadh. Ma al di là di queste facili polemiche, in 14 giornate può capitare ancora di tutto, non siamo nelle condizioni del Napoli. L'Inter ha aumentato la propria consapevolezza e quindi è cambiata rispetto anche a 2 anni fa. È anche vero che non ha subito ancora degli infortuni, è anche vero che molte decisioni sono state accomodanti, cioè quando il vento spira a favore, ma in tutte le squadre vige questa fortuna o sfortuna, dipende dai momenti. Qualche infortunio negli uomini chiave, diciamo che a Turan quest'anno sta andando tutto bene, quindi adesso non voglio tirare fuori tutti gli aspetti che potrebbero aiutare chi insegue. Sta dimostrando nettamente la propria superiorità con una maturità diversa. Dico anche che però se cominciasse a incepparsi quello o quell'altro meccanismo in attacco, soprattutto se andasse storta qualche partita, magari
soppesando meglio, impegnandosi di più in quella che è la Champions. Ecco, l'errore è quello che sta facendo Mario in questo momento. Siamo più forti, lo stiamo dimostrando e sicuramente abbiamo vinto già qualcosa. Nel calcio, quando scendi in campo così, soprattutto in Europa, rischi di andare a casa prima se non hai un percorso facilitato dal sorteggio che è dettato dalla Dea Bendata. In campionato, 14 partite, solo 7 punti, perché per me sono i 7 punti che la Juventus avrà, che la Juventus, che l'inseguitrice, Francia, che a questo punto è giusto avere nei confronti della prima, 7 punti sono 2 partite. Hai lo scontro diretto a favore, ci mancherebbe, tutto quello che vuoi, ma 2 partite, non conta, una piccola, non conta niente. E una con una grande, ti sei bruciato tutto. Ma hai ragione, io concordo. Scusami. Cambia la domanda. Se l'Inter non vince il campionato, chi lo vince? È vero, ma infatti è solo per aggiungere pressione. Io penso che però la Juventus, se sta lì, può vincere la Juventus, ma ne ha sicuramente molte meno possibilità. Però ripeto, 7 punti non deve garantire niente. Antonio, perché... Antonio, perdonami, ma tu non hai messo la partita con l'Atalanta? Cioè, in pratica ha già perso l'Inter con l'Atalanta? La Juventus deve, no, ho detto che però era più difficile. Sì, però con l'Atalanta potrebbe vincere, potrebbe pareggiare, può anche perdere. Adesso è a 7 punti, però gli manca una partita. Ripeto, l'errore, ma io sono d'accordo con voi, per me la può perdere solo l'Inter questo scudetto. Pensare di scendere in campo dicendo io tanto se perdo di qua vinco di là. No, perché è sono vero. Le competizioni più difficili e neanche Inzaghi, neanche l'Inter, lo sanno bene all'interno, hanno temuto fino a domenica, perché poteva uscire anche un pareggio, o sbaglio, pur giocando peggio la Juventus con l'Inter, non pensavano di essere così vicini alla seconda. Però Antonio, Antonio, io sono convinto di una cosa. Le dichiarazioni dell'Inter, che abbiamo sentito tutti, vanno più sulla seconda stella, giusto? Abbiamo sentito tutto sì, questo. Sì, certo, ma l'obiettivo è quello. Io ti posso dire che, secondo me, e io credo che anche tu lo sai perfettamente, all'interno dello spogliatoio loro ci provano su tutte e due i fronti, giustamente, perché non possono ragionare come noi che siamo qua seduti dietro una scrivania. Vai, cioè, loro sono lì per vincere. Giacomo, c'hanno la possibilità di perdere solo l'Inter dalla decima giornata di questa stagione. No, io sono d'accordo con te, Antonio, quando dici che manca ancora tanto. Può succedere di tutto, perché non mancano poche partite. Sai, sei davanti 7-8 punti, mancano 3 partite. 4 partite, Giacomo, dice, non vabbè. Lo dico per illudere i tifosi bianconeri, è giusto sperare nel calcio, figuriamoci ancora di più nel calcio, che in tante altre cose. Dico però che non devi scendere convinto di avere già la stella. No, ma non sono convinto. Però aspetta, i giocatori non sono convinti, ma neanche l'allenatore. Stanno reagendo in modo diverso. Ma infatti io sono qua a fare l'opinionista, dico la mia opinione. Ovviamente i calciatori dell'Inter, anche intervistati ieri, Thuram in primis, hanno detto non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo giocarcela fino alla fine, perché mancano troppi punti e troppe partite. Detto questo, io aggiungo anche che però la stagione scorsa e 2 stagioni fa l'Inter ha imparato tanto e onestamente gli errori che ha fatto in passato non li sta rifacendo. Aggiunge che è migliorata, no, quindi deve ha imparato dai propri errori. Deve dimostrare di aver imparato. In questo periodo, no, già però un anno a fine fa anno, iniziavamo vinto, a perdere 13 partite. Sì, però Mario deve aggiungere, oltre a questo, Paolo, che l'Inter è migliorata sotto tutti i punti di vista. Lo dimostrerà questo soltanto non snobbando le squadre inferiori. Ma non la snobano. Ma i calciatori sono... Sto dicendo... Perché Paolo ha chiesto poco fa su quale partita può rischiare. Dopo l'Atletico, dopo lo stress emotivo che avrà con l'Atletico, certamente può rischiare anche a Lecce, può rischiare anche nell'approccio. Ma può rischiare, a parte lo stress, perché lo stress può essere positivo, può essere negativo, Paolo. Due tu anni mi insegni. Fa, due anni ma fa perché devi dire, vieni a casa dalla partita di Champions con uno stress negativo e può andare a Lecce? No, può andare a Lecce e perdere anche se c'ha lo stress positivo. Abbiamo anche 4 gol ieri segnati. Da chi? Dall'Inter di Thomas Pierre. Certo, dalla grande che ribalta Inter, la partita ribalta contro la Roma. Anche perché il primo tempo, vedi guarda, guarda di tutte e due. Proprio, vedi, anche la redazione li accoppia bene proprio. Io sono sempre con i fratelli bianconeri. Niente lasciato al caso. Primo tempo, dopo il 2-1 della Roma negli spogliatoi, dai ragazzi che ci avviciniamo, dai ragazzi che invece la grande Inter... quando gioca una schiaccia sassi, ha dimostrato di essere una grandissima squadra, in 5 minuti ha ribaltato la gara.
giustamente, perché siamo una squadra forte. Con l'aiutino quindi... iniziale, che comunque va bene. Ma tu ti puoi attaccare solo a questo. Ma io non mi attacco a niente. Hai capito? La palla è mezzo chilometro dall'altra parte e vedi il fuorigioco. Come fai? Quello è lì tranquillo. Ma no, guarda ragazzi, vedervi così non apprezzo, è una goduria immensa vedervi così. Io difendo i miei fratelli. Matteo, è dal 20 agosto che diciamo che hanno vinto. Ma certo, e non l'hanno ancora capito appieno. Invece, a proposito dell'aiutino di ieri, ecco, ovviamente, va bene, entriamo secondo, subito nel merito. Secondo loro non esiste. Hai sentito la dichiarazione appena fatta? Certo. Il pallone era... Io vorrei ogni tanto cambiare le maglie e sentire le polemiche che ci sarebbero. Sono ancora lì che piangono per Giuliano Ronaldo, per l'ammonizione di Pjanic. Cioè in 38 partite l'ammonizione di Pjanic ha deciso il campionato. Ma caro Ezio, le maglie noi dovremmo cambiarle ogni 20 anni, perché a 20 anni avete fatto voi questo, hai capito? Perché purtroppo parlano i fatti, no, i fatti sono che questi. Tu stai generalizzando su fatti che se invece te li portassi... Io, ma sì, ma perché oggettivi. Tu giustamente fai le tue cose di casa, giustamente, i tuoi favori li vedi a modo tuo. Però quello che voglio dire, adesso ieri, no? Un colpo di testa. Ieri. No, tu stai parlando di ieri, del pallone di ieri. Di un colpo di testa che il portiere non lo tocca nessuno. Non è vero. Turam è a fianco, non lo tocca. Ma perché? Quindi mi stai dicendo che Turam è inattivo? Cioè Mancini perché è davanti a lui Patrizio? Chi sta marcando Mancini? Ma cosa c'entra? Ma se Turam è lì, ma il portiere Mancini viene lì... toccato? Sì. Turam lo tocca il ma portiere. Che cosa? Non lo spinge, non fa niente, ma il portiere dai, lo tocca. Non sono se d'accordo. Se sono andati al VAR a vederlo poi, ovviamente andare a vedere un'azione dell'Inter al VAR è una barzelletta quest'anno. Quindi è stato richiamato. Sei già quello che decide. È stato richiamato, però, giusto? Quindi vuol dire che c'era un dubbio. C'era un dubbio, però l'arbitro è andato a vedere, giustamente ha visto il pallone a 7 metri che era ineffluente, che non dava danni, non recava danni a nessuno, e ha, giustamente ha dato il gol. Ha guardato il monitor, questo ha guardato il monitor e l'auricolare. La posizione dice essere attiva, ascolta, Matteo, voglio capire. Ha guardato il monitor e ha detto, ma cosa fa Marotta qui? Ah no, è buono. Ma voi, voi siete convinti? Visto che parla veramente così il mio amico Ezio, gli voglio far notare una cosa, visto che nessuno l'ha vista, no? Su Turam di Danilo, il bel pestone. Prende la palla, il pestone. E non lo vedete, vedete solo quello che volete. Vedete solo quello che volete. No, non sono d'accordo, perché non sono d'accordo. Comunque vi vedo bene insieme. Siete diventati proprio milanisti e juventini. Siete diventati veramente oggettivi. Sono il primo che ti dice che ad esempio il rigore dato contro l'Inter a Firenze non esiste, perché Sommer prende prima il pallone. Così come Danilo prende prima il pallone. Sì, sei sicuro che prende prima il pallone? Lo prende con l'esterno. Il pallone rimane lì in mezzo, il pallone. Prima come si chiama lo stop food? Come si chiama? Hai visto quello che quando ti ho detto? Il piede? Questo conferma, Vittoria, quello che ti ho detto un minuto fa, che cambiando il colore delle maglie vedono altre situazioni, altri falli, però è altre bello congiure. È bello vedervi così. Ieri sul 2-1 eravate tutti belli pimpanti, addirittura vi arrivavano le chiamate anni, a casa. Ma questa volta abbiamo... 9 anni di fila, come è stato bello vederci così. 9 anni di fila ci avete visto. Che squadra che abbiamo, date onore a questa Inter che gioca a calcio. Abbiamo gli studi di Netflix, ci avreste trovato super d'accordo. Vorrei spegnere un secondo gli animi, anche se in realtà questo clima, devo ammettere, mi piace assai, con le parole di Farris proprio sul commento della vittoria con la Roma. Ascoltiamolo insieme. In Serie A non si può sottovalutare nessuna partita. Noi abbiamo perso in casa col Sassuolo e quindi questa è, per noi deve essere una cicatrice importante. Ce la guardiamo, ce la ricordiamo e ci deve dare l'input per approcciare le partite tutte alla stessa maniera, senza guardare la classifica. E ripeto, quello che ha fatto l'Inter oggi su questo campo è importante, perché è stata una partita difficile, che sembrava potesse essere in discesa, che poi è diventata una salita durissima, ma la squadra l'ha rimessa a posto. Mi preme dire, come ho detto altri colleghi prima della televisione,
che secondo me la partita di oggi è un bello spot per il calcio italiano, perché Inter e Roma hanno messo in campo tanta qualità su un campo che è diventato durante la gara molto difficile. La Roma ha avuto qualità, l'Inter ha avuto qualità, nel secondo tempo siamo riusciti a alzare ulteriormente qualità e intensità e è venuta fuori una partita strepitosa. Ecco, io vorrei ripartire con il commento delle dichiarazioni di Farris con Ezio Marina, che rideva. Non penso ridesse per questa perché abbiamo i miei cocò in studio che fanno un po' di show. Ho mandato alla regia e anche alla conduttrice una cosa che ho fatto vedere del VAR, quando qualcuno va a vedere durante la partita dell'Internazionale Milano con le maglie, con i nomi cinesi, qualcosa di improponibile, uno scandalo per il calcio italiano. Io non lo so se la nostra regia A l'ha ricevuta, B posta, anzi A l'abbia ricevuta, B posta mandarla, C non si può mandare. Non si può mandare. Non si può. Non si può mandare. Un po' meno. Cosa ha visto l'arbitro quando guarda il VAR? Dove c'è un'azione discussa. Una provocazione, voilà. Ma si sapeva già prima, è andato lì e ha detto no va bene no ma però scusate, l'hanno chiamato, guarda caso, quindi se l'Inter è favorita, una scenetta, dice non c'è niente, andiamo avanti, invece l'hanno fatto chiamare, come mai? Perché lo chiamano? Ma scusate un attimo, ma se l'Inter è favorita come dite voi, perché il VAR chiama? Annulla il gol. Ma infatti basta, l'Inter è favorita ma in un altro tempo, in un altro modo. L'Inter vince perché è forte, perché è la squadra più forte. In più ci metti qualche aiutino di qua. Non devi dire là. Aiutino, se mi dici se l'Inter ha un pizzico di fortuna per vincere i campionati, fortuna. Ci vuole un po' di fortuna, ti do ragione. Tipo il campo che stiamo guardando adesso di Genova. Fortuna. Con il Genova. Fortuna. Quella spintarella tu la chiami fortuna? Ma perché sul mio dizionario c'è spinta. Cioè tu la chiami quella fortuna. Di Genova hai parlato? Sì risultato 1-1. È vero, ma sono d'accordo con te, io l'ho detto per primo, ero qua in diretta, detto quello che c'è. È un aiutino, poi siete magari forti. Non è che è stata una svista, aiutare, diciamo questo. Ci vogliono aiutare a far vincere questo campionato. Come fai a chiamarla svista? C'era talmente plateale. Ho capito, può succedere, no? Può succedere, sì, succede no, a noi, però vediamo dubbio. Anche le altre squadre, no? Infatti io no? Ti sto dicendo, resta il dubbio che succeda sempre allo sempre a noi, modo. Guarda, sempre a noi. Vabbè, succede. Guarda, ti dico, quest'anno... Per tre episodi che sono stati, sempre a noi. Io ne conto qualcuno in più, però vabbè, magari non so contare. Ma anche fossero solo tre, quanti punti fanno? Però, ragazzi, vedervi così io mi diverto, non vedermi rosicare in questa maniera è bellissimo. È da novembre che